Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. È uscito il trailer ufficiale della nuova serie in uscita il 31 agosto su Netflix di One Piece. Era già uscito un trailer, un teaser, che non ho fatto la reaction perché a parte non mi ricordo perché o non avevo voglia perché c'erano casini, quindi non potevo, però vabbè, il primo teaser faceva schifo. Invece ora vediamo un po' questo trailer ufficiale della serie, quindi devo dire, sono un po' curioso, però non lo so. Speriamo non faccia schifo come il precedente. Denaro. Fama. Potere. Ho avuto tutto ciò che il mondo ha da offrire. Liberatevi! Prendete la via del mare! Il mio tesoro è vostro, se volete. Garp. Allora che dici? Sei con me? Ok. Ammutinamento. Perché qualcuno dovrebbe voler essere un pirata? È la cosa più bella che ci sia. Il vento sulla schiena. Bellamy. L'aria salata del mare. La tua fedele ciurma al tuo fianco. Ok. È pronta! E cosa sarebbe? Il nostro Jolly Roger. Siamo i pirati di Cappello di Paglia. Ok. Bene. Siamo diretti verso la rotta maggiore. Un tratto di oceano insidioso, con isole più grandi e pirati più cattivi. Nuke. Ed è lì che troveremo il One Piece. Stiamo collezionando nemici ovunque andiamo. Puzzle, puzzle! Che no! State a terra! Era male. Ti stanno dando la caccia, dobbiamo scappare. Ti ho salvato. Cosa? Sono io che ho salvato te. La prego di scusarli. Sono degli idioti. Questo gruppo, questa ciurma, può affrontare tutto. Sarò gentile e vi ucciderò tutti in una volta. Tu sei il mio capitano. Da adesso fino alla fine. Va bene. Perché nessuno si prende gioco dei miei amici. Non so cosa ci sia di speciale in te. Sono Monkey D. Luffy. E diventerò il re dei pirati. Non sapevo ci fossero così tanti pirati. È terribile. Kobe. Cioè, terribile. Dov'è la mia faccia? Non male. Allora, ragazzi, che dire? Il trailer non mi è dispiaciuto, anzi, ci sono dei punti in cui ho avuto i brividi. Devo un po' capire perché ci sono dei momenti che, dico, sono fatti bene, altri che, non lo so, stonano un pochino. Perché in effetti trasporre il manga di One Piece in una serie live action con attori, alcune cose possono risultare strane perché non è detto che le cose che funzionano nel manga funzionano di conseguenza in un altro media. Però devo dire, la prima parte di trailer dove si vede l'esecuzione di Gold Roger, devo dire che mi è piaciuta, di lui che sale al patibolo e fa il discorso ricchezza, fama, potere, c'è un uomo che ha avuto tutto questo, il suo nome era Gold Roger. L'attore che interpreta Gold Roger mi piace, l'unica cosa non lo so, a volte i costumi, comunque i vestiti che hanno addosso sembrano troppo finti. Infatti una cosa che ho visto in tutti i trailer, alcuni abiti che
l'hanno resi molto fedeli, cioè se vedete il manga o comunque l'anime e poi andate a vedere la serie, alcuni vestiti sono presi pari pari, sono a uno a uno, e non lo so se dare questa eccessiva fedeltà possa funzionare, perché anche lì il vestito, non lo so, mi sembra troppo pulito, anche per esempio il simbolo che si vede dietro le sue spalle di Gold Roger è fatto molto bene, però non lo so. Mi dà troppo pulito, cioè è fatto troppo bene, ecco. Mi sarebbe piaciuta una cosa un po' più reale, vera, sporca, comunque dare il senso di un pirata. Però devo dire, tutto sommato, mi è piaciuta anche la risata alla fine di Gold Roger. Un po' di brividi. Si è visto Garp, il nonno di Luffy. Che devo dire, a me Garp non dispiace, ci sta. Anche qui, il soprabito che si vede, mi sa di troppo finto, sa proprio di cosplayer, e quindi... Ecco una cosa comunque di tutti i trailer che mi ha stonato, il fatto che gli abiti sembrino troppo finti. Non lo so se possa funzionare questo eccessivo attaccamento all'anime, vabbè, di sicuro dietro Oda l'avrà detto, sentite, fatelo come dico io perché sennò qui partono le denunce. E però anche lì l'attore che hanno scelto per Garp non mi dispiace. Mi sembra di aver letto che la prima stagione si dovrebbe fermare a quando Luffy e la sua squadra arrivano ad Arlong Park e dovrebbero sconfiggere Arlong, e da lì dovrebbe chiudersi la prima stagione. Quindi comunque hanno un bel po' di roba da far vedere prima di arrivare lì. Infatti una cosa che si è vista è lo stesso Arlong, che devo dire, devo ancora capire se mi piace o non mi piace, perché ci sono in dei punti e dici è fatto bene, sono contento che abbiano deciso di utilizzare un effetto, comunque un trucco prostetico, però non lo so, devo capire, perché se si fa un confronto, perché comunque hanno cercato di fare uno a uno, per me dovevano farlo leggermente più grosso, perché si vede un'altra scena dove Sanji colpisce un uomo pesce ed è più grande rispetto a lui, e infatti non capisco perché Arlong non l'abbiano fatto anch'esso più grande. Se l'avessero fatto più alto, più grosso, avrebbe funzionato di più. Invece si vede in un frame che è alla stessa altezza di Luffy. Ma non lo so. Si vede in alcuni frame il combattimento che poi ci sarà alla fine tra Arlong e Luffy per salvare Nami. Infatti c'è la scena dove lei piange e Luffy gli mette il cappello in testa. Momento da lacrime virili. Vediamo appunto il castello di Arlong che cade giù, che viene distrutto per via del calcio di Luffy, che si vede anche nel trailer. Poi una serie di scene dove si vede per esempio Buggy di nuovo. Devo dire, qui mi piace di più rispetto al teaser, dove lì veramente sembrava Hit. Infatti tutti i meme che venivano fuori di lui che fa bubusette dal tombino. Anche l'effetto di lui che si scompone o comunque si toglie le varie parti del corpo, l'effetto non mi sembrava male, cioè mi è piaciuto. Poi per un frame si vede anche Mewk, che devo dire ci sta, mi è piaciuto. Si vede anche lo scontro che ci sarà tra lui e Zoro, non vedo l'ora, hype. Mentre in un frame si vede anche Shanks, devo dire, non è che a me mi faccia impazzire, anche perché, non lo so, la faccia proprio vedendola... Io non ce lo vedo Shanks, non lo so, poi anche questi capelli così sembra troppo una parrucca. Si vede la scena dove Shanks salva Luffy da il re dei mari, che devo dire anche il pesce è fatto anche molto bene, cioè in alcuni punti va bene, la CG è fatta bene, cioè è utilizzata molto bene. Si vede poi di lui che dà il cappello a Luffy, vabbè, altro momento da lacrime virili. Ma anche l'effetto alla fine che si vede di Luffy, che dai cazzotti a Arlong, devo dire, a me non mi è dispiaciuto. Poi comunque qui stiamo vedendo un trailer, quindi piccole porzioni di combattimento. Io voglio sapere, cioè, o poi guardando la serie, sono curioso di sapere se questi combattimenti saranno ben coreografati o comunque saranno resi abbastanza bene, comunque decenti. Perché per esempio lo scontro tra quel frame tra Zoro e Mewk, il salto che si vede sembra fatto bene,
Però Zoro qui che corre tra le rocce e poi Sanji che dà un calcio all'uomo pesce dietro di lui, non lo so, sembra troppo finto. E quindi poi niente, vabbè, alla fine del trailer si vede Kobe, che tra l'altro ci sono che guardano una bacheca con tutte le taglie degli altri pirati. Per esempio si vede Foxy, che gli hanno coperto la parte davanti. Io sono curioso di vedere se anche a lui gli hanno messo il nasone oppure no. Sono curioso. Questo era quello che pensavo sul trailer di One Piece. Devo dire, io c'ho una leggera curiosità. Cioè, questo trailer mi ha messo una curiosità addosso che non pensavo. Il 31 agosto gli darò un'occhiata a questa serie e vediamo un po'. Ragazzi, questo era quello che pensavo sul trailer di One Piece. Spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo ad un prossimo video.